Presidente, grazie a tutti di essere qui naturalmente. Sono sincero, non mi sono preparato un discorso in questa occasione per due motivi. Primo perché pensavo di avere poco tempo a disposizione, io come ciascuno degli altri che sarebbero le altre persone che sarebbero intervenute. Secondo perché volevo divertirmi, ad ascoltare gli interventi di ciascuno, soprattutto degli autori di questo che secondo me è un bellissimo dossier, non certo per merito del curatore, quanto per merito degli autori che sono intervenuti, che ciascuno dei quali ha dato il proprio contributo, secondo me significativo proprio perché diverso l'uno dall'altro. Vorrei dire una cosa, ecco, esercitare una scelta rituale. Il mio intervento sarà breve, però vorrei partire dai ringraziamenti e ringrazio le due persone che sicuramente hanno dato il loro maggior contributo per la buona riuscita di quest'opera, ossia Silvia Ferrari e Valerio Cicalla. Il percorso genesi di questo lavoro, il mio contributo è stato in fondo modesto. Io non sono un dialettofono né purtroppo un dialettologo, cosa che mi sarebbe sempre piaciuta diventare. Ho comunque a casa grammatica e dizionario del dialetto bolognese, che prima o poi inizierò a studiare con serietà. Vorrei solo spendere quante parole su quanto ha fatto l'IBC in questi anni. Un lavoro secondo me molto importante in termini di collaborazione con il Comitato Scientifico, il cui presidente è qui oggi, il professor Stefano Morinetti Brazzi, che è anche uno degli autori del dossier, nel rapporto anche con il territorio. L'IBC ha cercato di sostenere i progetti che arrivavano dal territorio, dedicandogli la debita attenzione e porgendo l'attenzione del Comitato, il quale è entrato nel merito delle varie delle adeguate valutazioni, insomma. E i progetti sono interessanti soprattutto perché sono diversi l'un dall'altro. Si va dalla proposta di digitalizzare più di 200, per l'esattezza 235 copioni teatrali romagnoli ad opera dell'associazione Friedrich Schur, alle 40 video-lezioni di pochi minuti l'uno, sempre ad opera di della realtà romagnola. Di questa associazione Show. Ma ci sono tantissime altre iniziative, c'è anche un'iniziativa di carattere didattico per insegnare l'italiano a scuola nel comune di Castelmaggiore, un'iniziativa che continua nel tempo, questa è l'importanza, formare prima i formatori, cioè gli insegnanti, poi questi svilupperanno un percorso di formazione, di crescita, di educazione al dialetto e alla sua cultura rivolto agli studenti, agli alunni. E ce ne sono tantissime altre di queste iniziative che potete trovare all'interno del dossier. Dico un'ultima cosa, come dicevi non sono un dialettofono, però capisco l'importanza del dialetto come portatore di una cultura, è uno dei volti di una cultura. In considerazione di questo, il dialetto può essere anche conosciuto a livello scritto. Diceva giustamente Bellosi che il dialetto è anzitutto realtà. Lo è sempre stato. È così, speriamo che continui ad esserlo. Però io vorrei spezzare una lancia anche nei confronti del dialetto scritto, come veicolo di cultura, di una cultura che può essere approcciata, avvicinata attraverso i libri. Io ho partecipato, per mia grande fortuna, alla presentazione alla Ticinagio di un libro, una produzione, un testo biblico, curata proprio in dialetto bolognese dal professor Vinetti Brazzi. E così un'operazione di questo tipo è stata fatta anche da altri, da Claretta Ferrarini, che ha prodotto i quattro Vangeli di Atti degli Apostoli, in dialetto borghigiano, che è il dialetto di Firenze, per chi non lo sapesse. Insomma, sono operazioni culturali, secondo me, molto importanti, perché due lingue, due
due culture si incontrano, si annusano, si conoscono e si arricchiscono reciprocamente. Non è la stessa cosa leggere le parole di Gesù in ebraico o in aramaico e in dialetto cortigiano. C'è qualcosa di diverso, c'è una frattura, una cesura, ma è bene che ci sia, proprio perché chi vive all'interno del borgo di Fidenza, ha una percezione diversa della parola, in questo caso, di Cristo. E questo naturalmente, questo discorso vale per qualsiasi altra operazione culturale di traduzione, cioè di trapasso da una lingua all'altra. Lo sappiamo, una banalità, ma ha al contempo una grande verità al suo interno, il motto, tradurre è sempre un po' tradire. Ma è un bel tradimento questo, secondo me, perché porta con sé degli elementi da una lingua all'altra, da una lingua a un dialetto, da un dialetto a un dialetto, che di cui non si può non tenere conto. Sono solo una ricchezza in più, una ricchezza aggiunta per il nostro mondo. Grazie ancora. Grazie.